Salve ragazzi, io sono Yata e questo è Hall of Night, ci troviamo nelle profondità e abbiamo da poco ottenuto una specie di visione dell'insieme dell'area, quindi la nostra unica destinazione possibile è quello sbocco sulla sinistra lì in basso. Clot, tu riposati qui, da brava. Sì, sì, non ti preoccupare. Qui non ci si può andare, vero? Sì! Ma questo non me lo segnalava sulla mappa. Quella mi sembra fatta d'acciaio, che significa che non la posso ferire. Però sto vicino a un save, quindi posso fare... Ah no, ok, posso ferirla. Allora, questa qua è è la tramvia caduta. No, failed. Ah, ok, dispara lui, non me l'ero accorto prima. Ok. In realtà io non volevo... Volevo ucciderlo dopo aver usato l'anima, però vabbè. Comunque sia, quest'area è interessante, ma a me interessa più che altro finire prima l'esplorazione delle profondità. Ah sì, quello lì sotto ovviamente è Zot, ma io non so come andare a liberare, quindi mi spiace per lui, ma dovrà attendere per un po'. Come anche lui, che non so come andare a liberare per il momento. Allora, questo è il passaggio a sinistra, che era quello che volevamo raggiungere. In realtà, sapere che si cambiava area andando lì sulla destra, sulla sinistra, probabilmente l'avrei fatto nel precedente episodio, ma davo per scontato, sbagliando ovviamente, che fosse sempre profondità. Ok, no, un momento. Ok, perfetto. Ora. Dovevo aspettare un po' a saltare, a dashare. Che il salto era giusto, il dash meno. Ok. Che posto è questo? Vabbè, poi la prossima volta che passiamo sulla panchina mi risponderò. Probabilmente da solo. Sì. E muori. Questi mi spaventano. Non sono particolarmente forti, ma mi spaventano. Ah, che poi sono dei parassiti. Tipo simili parassiti al loro interno. Non mi ero accorto che i cadaveri di questi poi diventassero quegli altri. Ora mi inquietano ancora di più. E già mi inquietavano prima. Ora. Cerchiamo di capirci qualcosa qua dentro. Dove si va qua? È possibile che io possa andare a salvare Zot da qua? Mi sembrerebbe molto strano, però. Ecco. Però dicevo, strano per strano. Se qualcuno scrive strano al quadrato, vabbè, lasciamo stare. Vediamo un po'. Nope. E no. Va benissimo. Non ne vale la pena. Tanto casino per niente. Ciccio. Mi può fregare fino a un certo punto. E continuiamo questa esplorazione. Quest'area è probabilmente quella che io ricorderò con più astio. Nonostante il fatto sia fatta bene. Perché quello è innegabile, però... Mettermi in situazioni in cui io mi posso perdere è un buon modo per farmi girare le scatole. Dai. Ok, te invece? Rimani morto come un bravo... qualsiasi cosa tu sia? Eh? Ai miei tempi perché i morti rimanevano morti, eh. Citando Scrubs, i morti devono rimanere morti. No. Ok.
Adesso. Ma questa zona non mi piace troppo, anche perché i nemici tendono a cambiare, nel senso del... tu sei convinto di averli uccisi tutti? Ok, siamo andati... Ecco. Ci siamo ricollegati alle ferrovie, alle tranvie. Sì. Ciccio, togli dalle scatole. A parte a questo punto, chi me lo fa fare di continuare così? Io vado là, mi riposo. Mi si ricreano le nuove connessioni, grazie alla panchina. E si prosegue. Perfetto. Eh già, ora si vede un po' meglio il tutto. Però io voglio ancora esplorare là sotto. Tra l'altro nei vostri commenti, e ora che registro, è stato appena pubblicato l'episodio numero 7. Vabbè, comunque sia, non è che sia la cosa più importante del mondo. Comunque mi avete detto che preferite che io segua la filosofia che sto già seguendo adesso, ovvero del prima esploro tutto e poi... Poi vado, prima esploro e poi mi punto. No, eh. Prima esploro e poi punto le zone, quelle che sembrano avere boss o simili. Diciamo, quindi devo seguire la voce del mio cuore, praticamente. No, no. E 4 colpi ci vogliono per uccidere uno di quelli. Mi chiedo... No. Perfetto. Muori e full vita di nuovo. Adesso. Se io scendo... Ok, scendo da qua. Ok. E qui si va. Perfetto. Spero che sia collegata con sotto e non mi devo fare due rami diversi, però la certezza di questi casi non è mai la vera certezza. Perché ho la sensazione che ci sia troppa tranquillità qua dentro? Forse perché conosco l'area? Forse perché c'è troppa luce? Ispeziona. Allora, è molto ampio. Boss fight. Il corpo di un guerriero caduto. Il corpo di un guerriero caduto. Questa è la sua zampa? Non mi mette tutta sta grandissima tranquillità sta cosa. Ok. Perfetto, questi sono comodissimi. Questi sono letteralmente vita aggiuntiva. Immaginateli come cuori di fede di questo gioco. Come cuori di fede di questo gioco, praticamente. Ora, che ci devo fare però? Qui non si va da nessuna parte. Qui si scende, si scende, si scende, si scende. Ma se mi butto da quella cosa non posso andare da nessuna parte particolare. Credo che mi finisco semplicemente nell'arena, no? Giusto? Non penso sia tutta questa grandissima variabilità. E infatti. Il corpo di un guerriero caduto. Qua non si va da nessuna parte. E si torna un po' indietro. Certo, mi inquieta però. Sarà che mi sembra palesemente una... Ok. Mi sembra palesemente una boss fight. Un'arena da boss fight. E quindi il fatto che non lo sia mi inquieta più di quello che... Boh, una cosa così. Ora, si scende un altro pochettino. Ok. Dai, dai. Perfetto. Ancora un altro po' e poi sulla sinistra. Poi magari scopriamo che c'era un motivo per cui non ero continuato ad andare in questa direzione ed era perché non ci si poteva andare. Uno. Due. Che cacchio sei tu? Mi ha tolto il doppio danno. Mi ha fatto doppio danno. Quindi se io provo ad attaccarlo. Come deve affrontarlo sto coso?
Allora, praticamente mi sono reso conto che quando c'ho la maschera aperta posso vederlo. Però magari è meglio starci comunque attenti, perché col fatto che mi fa due danni ogni volta che colpisce. No, non ne vale la pena. Non ne vale proprio la pena. E come si affronta una cosa così? Ah, la morte non conta come soluzione. La morte è quella che è arrivata. Allora ragazzi, sono sceso e ho recuperato la mia ombra, il mio eco, chiamatelo come preferite. E visto che non mi vengono in mente i modi per affrontare quello, preferisco continuare l'esplorazione della tranvia. Oh, e questa è esplicitamente una tranvia. Questi non credo di aver necessità di sconfiggerli. Però. Ok, se non mi. Ecco, se non fai esattamente quello che hai appena fatto, con tanto di lag a aiutarvi. Vai. Se ci riesci, togli dalle balle. E cacchio. Troppo casino. Allora, perfetto. Ok. Chi t'aveva visto? No, davvero, non l'avevo neanche visto il coso. Ok. Grazie per essere tornato a farti uccidere, però. La prossima volta. O non scappi. O se scappi, poi hai la decenza di non ripresentarti. Cosa avrei sbloccato? Non lo so, ma qualcosa devo aver sbloccato. Tanto questi sono i resti di una città, eh. No, di una città. Di una tranvia, ovviamente. Volevo dire di civiltà. Lo sapevo, tanto il danno lo prendevo. Uno. E dos. Dove si va? Ancora più qua, ovviamente. Lo sapevo. Ole. Dai. Mi ero talmente concentrato, cioè mi sto talmente impanicando, forse è meglio detto così, che mi ho dimenticato di parlare. Ok. Ora, dove si va? Ma è possibile che non possa avere due secondi la mappa che mi arrivate subito a rompere le balle? Ok. T'ho visto, eh? Infatti. T'ho visto, ma mi hai fregato uguale. No, ehi. Oh no. 2, 3. Meno male. 1, 2, 3. E si ricura anche questo. No, e che cacchio. Dai. Stiamo scendendo nel ridicolo qui, eh. Stiamo letteralmente scendendo nel ridicolo. Anche qua è andata. E anche questo è morto. Alleluia. Penso che siano i nemici più fastidiosi di sempre. No, beh, i più fastidiosi sono quelli che vi si fanno spawnare a volontà. Che in effetti. Sì. Ole, e anche questo è andato. Adesso. Ammesso e non concesso che io non riesca. Ah, ma sono più fragili gli sparati da loro? Ok, perfetto. Ci siamo tolti pure questi. Certo, sta diventando un'impresa arrivare laggiù, eh. Momento. Dai che non mi ha sentito, vero? Eh sì, ho preso un danno, ma me ne faccio una ragione. Meno male. È tutto risolto. Più o meno. Certo, sto di nuovo. Ma ora che ci penso, la tranvia non funziona, quindi io sono arrivato qui per niente. Vero, sono arrivato qui per niente. Ah, ci si può entrare. È già qualcosa. Niente. Dai. Tram pass, è il biglietto del tram. Che credo mi permetta di attivare l'altra. Quella dove dice che mancava roba. Vogliamo farci una capatina velocissimissimissima?
documento, ho visto qualcosa di interessante qua sopra. E basta con sti cosi. Infatti non capisco questa lag che ci sta, però. Perfetto. E perfetto, un corno, vedete, qui non ci si può andare. Vediamo un po' se riesco a combinare qualcosa da qua. No. Perché anche io faccio a tornare indietro? Momento. Mi sfugge qualcosa. Mi sfugge qualcosa probabilmente di importante. Ok, quindi questo si poteva rompere. Perfetto. Mi sembrava strano il contrario, però. Ma che cacchio? Perché si sta comportando così? È evidente che il gioco lagga. Non capisco il perché. Lì si... Mi sta ancora aspettando. Ma che gentili. E ora? Ora cerco di tornare velocemente all'alto tram o a una qualsiasi stazione. Se vedo che continua a laggare, l'episodio continua, altrimenti finisce qua. È il contrario. Se non lagga, l'episodio continua, altrimenti finisce qui. Ok, abbiamo aperto una scorciatoia. Allora, ci troviamo nel crocevia dimenticato e andiamo verso dove c'era la tramvia rotta. Se non dovesse funzionare, è un'altra cosa da fare qui, quindi tutto sommato, niente, nessun danno. Siamo arrivati. Riusciamo a aprire adesso che abbiamo... Tra l'altro fammi un po' vedere come lo segnala. Prima magari di perderlo. Dov'è? Un pass a vita per la tranvia che connette le parti di Hollow Nest. Questi pass costano una enorme quantità di geo. E ogni acquisto deve essere utilizzato dal re. Iniziamo il... Va bene. Non penso che ci ricollega all'altra, perché altrimenti vorrebbe dire era tutto devastato, però non sarebbe malaccio. A parte che è inquietante come cosa. Ispeziona. Ah, implicitamente ci possiamo anche riposare qua dentro. E ispeziona. Premi il bottone splendente? Sì. Vediamo che combiniamo. Vabbè, l'abbiamo fatta avviare. Spero... che ovunque la mandiamo possiamo anche rimandarla indietro. Dov'è che siamo? Che ho paura. Ah, ispezione. Vediamo un po'. Ora possiamo andarla anche indietro. Non è una mappa di quest'area. Non è una mappa di quest'area. Sì, ma dimmi almeno come si chiama quest'area, così per darmi un... Non so, un feed, un qualcosa. Ispeziona. Qui riposa un traditore. Proprio così. Senza niente. Un cimitero? Può essere che è la famosa tomba della cenere? No. Non posso più uscire. Posso più uscire. Che cacchio mi rappresenta? Vabbè, ispeziona. Per proteggere il ricettacolo, i dormienti, i sognatori dormono. Monomont, l'insegnante, nel suo... però sarebbe una femmina, nel suo archivio, circondato da nebbia e foschia. Lurien, l'osservatore, nella spire, nella sua torre, quindi... che controlla la città. Erra, la bestia, nel suo rifugio, nelle più profonde oscurità al di là del regno. Attraverso la loro devozione Hollow Nest durerà per sempre. La location del sognatore è stata aggiunta.
Non andare oltre, piccola ombra. Cosa ti spinge a arrampicarti al di fuori dell'oscurità? Cosa ti spinge a ritornare in questo sacro regno? Una chiamata da oltre i sigilli? Attraverso del ricettacolo o della luce catturata? Vuoi che i sigilli si spezzino? No, non possono essere sfatti. Ma il ricettacolo si indebolisce e la piaga rinasce a nuova vita. Questi devono essere disfatti. Fin tanto che i nostri sigilli rimangono, i nostri doveri rimangono. Ma si casta. I nostri doveri tengono, dovrà essere fatto. Vattene via, piccola. Sparisci, piccola ombra. Sparisci e lasciaci riposare in pace. Non sono sicuro di quello che ho fatto. Tra l'altro mi hanno fatto notare come questa scena sia. Dove diavolo sono? No. Io volevo. Io volevo semplicemente fare un fine episodio e lasciarvi. Non volevo finire la sua qui. Ok. No, non volevo fare sta parte. Vabbè. Sono caduto di nuovo. Ah, tra l'altro non prendo danni. E qualcuno mi ha fatto notare che la comparsa di quelle creature assomiglia molto alla mano di Dio di Berserk. Ovviamente ne mancano un po', ma ciccio. Sì. Riproviamo. Anche se io, come ho detto prima, avrei gradito molto poter chiudere l'episodio. Non mi aspettavo una cosa del genere. Ah, se io mi allontano ricadono di nuovo sti cosi. Ok. È bellissima la zona, però. Non volevo esserci, sapete quello. Ok. E qui dove siamo invece? Dai, dai, dai. Spero che in caso di morte non mi facciano ripartire all'inizio. È vero che riposso provarlo a fare all'infinito, però fino a un certo punto. Ascolta. Tanto è una farfalla? Più una falena, forse. Muku Batese. Che terribile fato che hanno fatto arrivare a noi, più o meno. Per venir cacciato in questo spazio a metà tra il corpo e l'anima. Accetterai il loro giudizio per poi svanire lentamente? O prendere l'arma davanti a te? E ti taglierà la strada attraverso questo reame dimenticato. Ah, questo sogno dimenticato. Ispezione. Ah, tra l'altro penso sia di questa. Sì, è una falena, perché penso sia la rappresentazione di questa cosa qui dietro. Cosa è questo? Hai ottenuto il lago dei sogni, diciamo, il Dream Knight, sì, il lago dei sogni. Tieni premuto Y per caricare e fare uno slash nel lago. Tagli attraverso il velo tra il sogno e la veglia. Vediamo un po'. Forse non tutto è perduto. Dove diavolo sono? Questo è il Dream Knight, ok. Nile. Sir, qui. Ah, sei ritornato. Benvenuto nel mondo della veglia. Bentornato nel mondo della veglia. Quelle figure, questi sognatori. Questi sognatori. Loro hanno raggiunto con quel poco di potere che ancora gli resta e ti hanno trascinato in questo poco posto nascosto. Questo talismano adesso
che tu tieni, questo Dream Nail, può tagliare attraverso il velo che separa il mondo della veglia e quello dei sogni. Anche i sognatori stessi non possono nascondersi da un'arma del genere. Anche se devo ammettere che questa lama sacra si è smussata nel tempo. Forse insieme possiamo ristorare il suo potere. Ma tu devi portarmi delle essenze. Essenze, preziosi frammenti di luce che, di cui sono fatti i sogni. Collezionali e riportameli qui, ok. Una volta che ne abbiamo abbastanza, possiamo lavorarci assieme. Ora vai fuori nel mondo portatore. Caccia le essenze e portamele qui. Colleziona 100 essenze e ritorna da me, ti insegnerò di più. Penso sia una cosa extra, quindi. Ma io non ho capito dove siamo in realtà. Quello che mi turba, dove siamo? Resting ground, tipo luogo del riposo, quindi. Ah, che posso farci col Dream Nail? Ok, che prima non riuscivo mai a capire cosa fossero. Non so cosa siano sti cosi. No, veramente non capisco cosa sto risolvendo facendo sta cosa. Ah, le essenze mi fa vedere. Queste sono le essenze, quindi. Chissà che mi aspettavo di trovare. Allora, forse se sono così facili da trovare, immagino che forse il 100 allora mi stanno. Penso si siano disattivate, quindi adesso devo risalire su e rifarlo di nuovo, vero? Eh già. Allora. Quindi a quello servono quegli alberi strani. A posto. Quelle strane piante. Che diavolo? Che diavolo è stato? Cioè, io sono venuto di qua, no? Ormai. Ah, quindi questa ormai è inutilizzabile? Com'è che funziona? I morti ricordano Penit Mot, Dream Drevair. Non capisco cosa voglia dirmi. Forse mi vuole segnalare il fatto che l'ho già usato? Che devo fare a questo? Va bene ragazzi, però io volevo chiudere l'episodio in realtà. Come fare? Non posso semplicemente prendere e chiudere qua, credo. Ah no, no, sì che posso. Sì che posso. Qui è dove abbiamo attivato il tutto. No, non devo ispezionare di nuovo. Sì, vabbè, me l'avevo già letta. L'avevo letta poco fa. Sì. Fammi allontanare. Perfetto. Ok, ragazzi, per questo episodio è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ha preso una piega un pochettino strana, ma ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!